Bentornati, buona domenica, appassionati di cucina, finalmente nuove ricette di pasticceria curate dal nostro chef, nostro amico Angelo Di Marco. Bentornati, ciao Jennifer, è un piacere avervi qui a Scanno, averti qui, avere Rete 8 nella nostra pasticceria. Sai, questa mattina venendo proprio qui a Scanno leggevo un articolo che diceva che praticamente Scanno è stata inserita tra i 50 paesi più belli del mondo. Sì, sì. E arrivando qui poi non potevo che dar ragione a questo articolo, perché effettivamente è così, è un luogo meraviglioso, veramente bellissimo. Grazie, sì sì, ma noi ne siamo felicissimi. Io dico che tutto l'Abruzzo è, oltre ovvio Scanno perché ci sono nato, è un paese straordinario, sì. Ma noi abbiamo una terra che è bellissima, l'Abruzzo, che puoi godere di tutto, dalle colline al mare, alla montagna, e quindi viva l'Abruzzo, insomma. Sempre, no? Sempre viva l'Abruzzo, forever. E allora, oggi che cosa prepariamo? Oggi facciamo un dolce che tanti lo chiamano, sono piccole differenze, dal Krapfen oppure la bomba. È comunque un prodotto lievitato, dove utilizziamo della farina che ha una forza maggiore rispetto a quelle che si utilizzano per fare la pasta frolla. Quindi che farina è? È una farina che ha un W270, praticamente assorbe meglio i zuccheri e i liquidi e riesce meglio anche per la doratura della frittura. Okay. Poi abbiamo le uova, il lievito, sale, del rum che profuma tantissimo, lo zucchero, il limone e il latte. Ecco, io volevo dire una cosa proprio mentre tu stavi illustrando questi ingredienti, è che veramente la pasticceria di Masto a Scanno, non lo dico per lusingarti, ma è veramente così, è una pasticceria realmente artigianale, cioè veramente materie prime fresche, artigianali, cioè io non so come fate. Grazie. A fare grandi numeri e a conservare l'artigianalità, perché poi si sente dai dolci sì, che fate, proprio dal gusto, che parliamo di prodotti veramente artigianali. Sì, sì, noi quello che comunque ci teniamo anche dalla nostra sigla, no, è dolci di natura, visto che viviamo in mezzo alla natura con gli orsi e tutto quanto, non potevamo che non fare e seguire questa filosofia. Ma non è solo una filosofia, è una realtà, no? Io voglio dire, in un mondo dove è tutto artificioso, o perlomeno una gran parte è artificioso, e dove vogliamo vendere quello che non è reale, noi preferiamo rimanere con i piedi per terra, ben radicati al territorio, e cercare di dare il meglio di noi stessi ai prodotti, ecco. E questo, Angelo, vi fa veramente onore, perché tra l'altro farlo in pasticceria è ancora più difficile, perché insomma parliamo veramente di un mondo che ha delle regole ben precise, quindi spesso cercare di non ricorrere a prodotti artigianali diventa una necessità, invece voi non lo fate e questo vi fa veramente grazie, onore. Grazie Jennifer. Allora, torniamo alla nostra ricetta, quindi come si fa? Allora, si può anche iniziare dal lievito, e aggiungendo, sciogliendo un pochettino il lievito con il latte, ma oggi noi utilizziamo un sistema anche un po' più, non dico più rapido, ma veloce di esecuzione, perché si possono comunque aggiungere tutti i liquidi all'inizio e poi lasciarlo puntare per 10 minuti, oppure fare un impasto diretto così come stiamo facendo adesso, miscelando prima i liquidi alla farina e piano piano aggiungiamo tutti quanti gli altri ingredienti. Quindi andiamo Cominciamo ad amalgamare il tutto. Amalgamare. Il rum lo mettiamo alla fine? Il rum lo mettiamo alla fine, che va messo insieme al grasso, che è il burro. Ok. Allora, Angelo, a questo punto che dobbiamo fare? Adesso aggiungiamo lo zucchero. Eccolo qua, ti aiuto? Sì, sì, grazie. Insieme alla vaniglia, come vedi, l'abbiamo già aperta prima per mettere insieme all'impasto. Sì. Piano piano, poi dopo, una volta che ha assorbito lo zucchero, mettiamo sia il burro che il... Vado? Sì, 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 perfetto. Andiamo con il burro. Ok, perfetto.
Io, ovvio, io sto facendo questo lavoro per non sporcare tantissimo sul tavolo e comunque per semplificare questa lavorazione. Però volendo dopodiché possiamo fare insomma su una spianatoia a mano, sì, non guasta mai. Perfetto, assolutamente. Poi dopo il rum. Vado con il rum? Sì. Mettiamo perfetto, il rum. E il sale. Sarebbe questo, giusto? Sì. Vado tutto? Perfetto, grazie. Ecco qua. E ci siamo. Ma quanto profuma questo rum? Il rum poi dà tantissimo, anche in fase di cottura. Quella aiuta, aroma, sì. Ci sta bene. Benissimo, proprio. E poi dopo, alla fine, prendiamo il limone. Eccolo qua. Fresco, fresco. E gli diamo due. Passate con lo zester all'interno, con il limone. E si sposano benissimo sia con la vaniglia che con il rum. Piano piano lo lasciamo lavorare. Sì. Ho tenuto l'impasto un pochettino più morbido proprio per evitare di fare, sai, all'inizio se tieni l'impasto troppo duro fai molta più fatica. Sicuramente si ovvia per andare in palestra, perché la bellezza di questo lavoro. Dai, che in qualche modo poi così bruciamo prima le calorie che andiamo a mettere quando mangiamo i nostri crepes. È sicuro. Ecco. Ci siamo. Ci siamo quasi. Vedete che incomincia a tirare l'impasto. Si può fare anche in una seconda fase, lasciandolo riposare un minuto, poi tirando fuori e impastando con le mani, fino a quando incomincia poi ad asciugare bene l'impasto e alla fine otterremo questo risultato ovvio, dopo 10 minuti di lavorazione. Se poi tante nostre carissime casalinghe che ci seguono hanno anche una piccola planetaria, possono lavorarlo e semplificare il lavoro. Bene, adesso andiamo a friggerlo. Andiamo a friggere. Ebbene, eccoli qui, i nostri krapfen bellissimi, appena fritti, fragranti. Prima però, Angelo, che abbiamo fatto? Cioè, dopo la prima lievitazione, devono lievitare nuovamente, sì, giusto? Sì, allora, noi nel momento in cui abbiamo ottenuto l'impasto in questa maniera, liscio, va lasciato puntare per circa un'ora, a seconda di come la temperatura ambiente. Dopodiché, a seconda della grandezza che uno vuole, il krapfen, da 50 grammi, da 100 grammi, in questo caso li ho fatti da 100 grammi e leggermente un po' più bassi, si lasciano puntare ancora per un'oretta. Nel frattempo abbiamo messo l'olio a scaldare a 170 gradi. Quando hanno raggiunto quasi il doppio del volume, li andiamo a friggere. Una leggera spolverata di zucchero a velo con della cannella che io utilizzo, una cannella dell'Indonesia. Buonissima. Che è un po' speziata. Dopodiché, quanto profumano, si sentono tutti gli aromi che sono all'interno. Arriva il profumo del limone, il profumo del rum, l'odore della cannella, una meraviglia incredibile. Poi sono molto facili da fare, quindi veramente rifateli a casa, perché... Sì, poi anche perché visto che siamo verso l'estate, voglio dire... Non bisogna accendere il forno. Assolutamente. Si fa anche prima. Ecco. Allora, e adesso che facciamo? Facciamo una farcitura. E andiamo a mettere della crema pasticcera poi all'interno. Okay. E ovviamente
andremo anche che meraviglia ad assaggiare la crema pasticciata che le nostre casalinghe sanno conoscono fare e sono sì. brave. Poi abbiamo dato la ricetta anche tante volte della crema pasticcera e poi penso che la farcitura sia anche un po' fantasia, si può riempire un sì, po' come uno vuole, con la frutta, con della marmellata per la prima colazione. Io adesso in questo momento vorrei fare un'operazione, se tu me lo consenti. Quello che vuoi, di aprire e far vedere all'interno della del nostro graffen. Tutta la crema che c'è, che e questo meraviglia. È per te. Questo è per me. Allora io vi saluto in questo modo oggi. Ci vediamo domani. So che adesso mi state invidiando, ma vi saluto con un morso a questo crafter meraviglioso. A domani. Ciao a tutti.